Tra l'altro, lì, amici, abbiamo un calendario del settembre 2013, quindi parliamo di un abbandono di 10 anni. Almeno. Mentre lì addirittura c'è un calendario dell'85, cioè proprio passano in mezzo cioè, quasi 20 anni, anzi 30 anni. Ha lasciato lì il calendario. Sì. No, ma è una roba d'anziani, cioè d'anziani, da vecchia generazione. No, ma è usato un calendario. Ah, perché noi ce l'abbiamo sul telefono, loro no. Tutto sul telefono. Ma fine 2013 già c'era. Però un anziano non ha quella... quella roba lì, mia nonna li ha sempre usati fino alla fine. Ma anch'io continuo a sentire il rumore di là. Lo strusciare di piedi. Vero? Ma è, mi sa che sono le ali. Sì. Ragazzi, prova del 9, apriamo solamente il frigo. Finca. Io rimango qua. Vai, frigo del laboratorio chimico. Perché Marco, tra l'altro, sui frigo è sempre stato fortunato. Com'è? Urca i piedi. Madonna! Ma cos'è sono? Ma cos'è? Anche le bollette. Ma perché? Ma sono tutti medicinali, liquidi. Questi sono tutti per i tubicini. Ma non ci credo. Madonna, ma che cos'è? Leggi qualcosa. Ma abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora. Ma raga, ma secondo me qua ci facevano droghe sintetiche. Qua droghe sintetiche per forza. Ma puoi. Infatti, cioè, non starci di troppo. Ammonium, non lo so, cioè io non me ne intendo, cioè, bisognerebbe vedere qualche episodio di Breaking Bad. Poi guarderemo il video montato, cercheremo queste cose. Madonna mia, che roba. Ma dai, e il freezer? Cioè questo, occhio dove metti le mani prima che c'è qualche siringa, qualcosa. Sto il freezer? Cioè questo io non me l'aspettavo minimamente. Ma zero, anche qua, cioè, allora, è il frigo meno utilizzato come frigo, raga, che abbia mai visto. Però questo mi fa capire una roba. Cosa? Cioè che questo probabilmente l'hanno messo qua quando non andava più già la corrente. Può essere, magari c'era un mini generatore o qualcosa. No, ma per metterci dentro i documenti. Giuro, è stranissima, guarda. Vai Marco, è un odore veramente forte, Beppe. Non si capisce, voi leggi questa calligrafia? Cioè, questa cosa qua è totalmente inaspettata. Tenici qua la luce. Sì. Cosa c'è scritto, Beppe? Ti giuro che sto cercando di leggerlo, ma... È difficile, eh? Raga, ma questa sembra... Allora, è italiano. Questa è una ricetta. Sì, è una ricetta. No, vi giuro che se questo è un laboratorio di droga è pesantissima sta situazione. Ah, cioè... Ma questi sono pannolini. Sì, è vero. Pannoloni. Stagionato di litri 150 permette di lavorare da 40 a 75 kg di zucchero. Riscaldare il fuoco diretto. Il riscaldamento deve essere moderato e regolato. Agitare di tanto in tanto la massa portando all'ebollizione il fondo del nuovo zucchero. È scritto veramente di getto, perché ripete delle parole a caso. Ma non sto capendo cosa serve. No, nemmeno io. Verificare il carbonato. Però, cioè, parla di come creare qualcosa chimicamente. Cioè, poi magari... Sì, è una roba semplicissima. Un laboratorio di zucchero a velo. Sì, non lo so. Però, cioè, più che altro sappiamo come viene fatto lo zucchero a velo. Ah, guarda. Ho detto, che cosa è successo? Le etichette. Di che cos'è? Dei vini di prima. Quindi che facevano? Aromatizzavano i vini? Non lo so. Ma cosa c'è là dentro? Guarda là a destra. Sembra una lingua di animale. Sì. Da qua. No, sai cosa sono? Bucce di limone. Devastato. No, ma quello a destra intendo. No, è tipo un blocco. Un sapone. Custodia per occhiali. Ok. Ma chi è che mette una custodia per occhiali sotto dentro un vasetto? No, non ha senso. Cioè, ragazzi, questa... Allora, magari scopriamo... Questa è la stanza più misteriosa mai visitata. Sappiamo. Magari è per fare il vino, dei procedimenti veloci. Però... O anche banalmente solo di conservazione lunga. Cioè... No, mi è passato tipo un fagiano. Madonna, ok. Oggi è ansiogeno. Sì, oggi è pesante come esplorazione. Però mi sembra un po' accampato per arte, un po' troppo sofisticato per dei vini. Cioè, sì, anch'io non pensavo fosse così. Ma più che altro il bilancino. Esatto, il bilancino è inspiegabile. Poi, come diceva Marco, il fatto di usare il frigo così poteva darsi che era dopo l'abbandono, quindi
sia stato creato questo posto dopo l'abbandono e magari nemmeno mai usato e visto dai proprietari stessi. Può essere, non lo sappiamo. Anche perché pure i mobili. Sì, sì, questi mobili qua, guarda come sono accampati per aria proprio. E sono fatti veramente brutali. Comunque veramente mai vista una roba del genere abbandonata. Cos'hai trovato, Marco? Cumuli di roba bianca. Come? Cumuli di polvere bianca. Ah. Cumulotti di polvere. Peso, eh? Ragazzi, l'odore però vi devo dire che mi sta veramente entrando in gola. Uscirei perché è veramente forte. Tra l'altro... Ma quanto è bianco? Ma no, questo è tipo muffa. Ma poi guardate quante ampolle, quanti vetri, cioè... Ti giuro, prima volta. Cioè, pensa anche un ladro che entra qua e si trova sta roba. Per non parlare poi di questo enorme cavo di ragnatele, terribile. Brutto questo. Ragazzi, usciamo. A me fanno mega effetto ste macchie sui materassi. Sì. È una motocicletta. È una motocicletta. Donna, che occhio, Marco. Prima di andarcene però, amici, voglio definire questo frigo come il più strano mai aperto veramente quest'anno. Spostati, Marco, io voglio respirare il meno possibile il guano dei piccioni. Qua, amici, come potete vedere, è veramente brutta la situazione, ma proprio brutta. Allora, metti di qua, abbiamo un'altra stanza. Andiamo. Sembra una cameretta. Sì, sembra una cameretta. Ma tra l'altro inquadra terra qua. Sì, è pieno di bottiglie. Pieno che magari poteva servire appunto per il mini laboratorio. Qua abbiamo un altro computer. Sì, era pieno di computer, c'è anche il Frobengola che sta salvando tutto in questo periodo. E sembra lo stesso di Venezia che abbiamo visto di là, sì, o magari la stessa stile. Serie. Sì. Ma sta mega giacca, ma questo... Sta stanza è gelida, eh. Ma è stranissima, ma guarda poi che mobili antichi. No, è... Cos'è quello, Marco? Veramente strano. L'autentico gianduiotto di Torino. No. Non è la prima volta che lo troviamo, sbaglio? Sì, penso sia un cioccolatino molto, molto noto. E guarda qua, questa sembra la classica busta con dentro un sacco di documenti super importanti. Allora, lì c'è il disco orario, sì. Ah, guarda, c'è un'assicurazione di una macchina. Vediamo che cosa avevano. 2011. Non dice la. È anche super pulita, tra l'altro. È sotto plastica. No, ma scusate, illuminami questo. Questa qua magari era la vestaglia da notte. E guardate, questa invece sembra la classica valigia da viaggio, cioè quella che porteresti via appunto quando abbandoni casa. In questo caso non so se la sono portata via, ma veramente, ma chissà che cosa può essere successo qui dentro. Non si spiega. È strano perché è proprio tutto rimasto così. Cioè, qua l'hanno. È come se ci stessero abitando e da un giorno con l'altro sono entrati ladri. È vero. Allora, amici, ci dispiace un sacco che stiamo facendo questa esplorazione senza un ordine logico. Sta di fatto che tutto quello che stiamo trovando lo stiamo trovando a caso, un po' condizionati dal buio, un po' condizionati dai rumori che probabilmente sono i piccioni al piano superiore. Stiamo valutando anche se andarci al piano superiore, perché come avete visto c'è letteralmente uno strato di cacca a terra, come sapete quello strato può farci anche molto male se lo respiriamo. Sta di fatto che non riusciamo a capire che cosa è successo in questa casa. L'abbandono non ha una logicità, non riusciamo a darci spiegazioni ed è molto molto strano esplorare questo posto, per non parlare poi di quello strano laboratorio che abbiamo trovato poco fa. Se qualcuno di voi ha riconosciuto le ampolle o ha una spiegazione più logica della nostra, ce lo scriva qui sotto nei commenti. Anche perché di solito giustifichiamo l'abbandono con i danni strutturali. Qua sembra, cioè non vedo neanche muffa. Sì. È incredibile. A parte qualche crepa, ma cioè c'è più muffa in casa mia che qua. Sono d'accordo. Comunque, non so se salire, ma più che altro che non si vede nel video, ma ci sono proprio piccioni aperti. Sì. E dopo lo facciamo vedere e valutiamo insieme. Fa un Dobbiamo po' ancora vedere la cucina. Sì. Ed entriamo da di qua. No, guarda lì che roba. È brutto, Sembra ma perché su ci sarà qualcosa di aperto, sarà pieno di piccioni. Sì, sono d'accordo. Più che altro il problema è che quando questi volano ti alzano tutto. Ma guarda lì quanta cacca di topo che c'è su ogni cosa. Sì, guardate, pieno. Gennaio 2020 il calendario. Ma va. Sì. Secondo me c'è qualche tizio che fa Urbex che lascia andare. Sì, può essere. Cioè, sì, 2020. Gennaio. Cioè però quindi... la scrittura è la stessa del proprietario. Sì. Domenica mattino presto, Pendragoni. O Pendragon. Non so cosa vuol dire. Poi è morto veramente col Covid. È l'unica spiegazione. Gli occhiali. Fa sempre effetto vedere gli occhiali, Sono d'accordo. Sempre super strano, qua c'è anche una bolletta. Oh mio Dio.
E guardate anche qua, sempre medicina ovunque. Pieno di medicine. Medicine ovunque. A sto punto proviamo a vedere qua. Che odore mette? Madò, c'è schifo. Che puzza. Ma chiudi, mi sto venendo il vomito. Vai sul corridoio. Madonna. No. Ah, ragazzi, non ve ne rendete conto, ma l'odore che sto facendo da quel frigo mi ha ricordato la Francia in un secondo. Non so voi, ma... No, penso che quello in Francia è imbattibile. Noi dobbiamo comprare una bombola di ossigeno comunque, tenercela in macchina perché... Tipo subito. Sì. Allora ragazzi, un rapido giro l'abbiamo fatto praticamente per tutte le stanze. Sì. Ora dobbiamo capire se andare al piano superiore. Ma purtroppo a vedere quello strato di roba che c'è a terra... Allora io, se volete provare a salire, mi metto la mascherina. Però è brutta davvero. Il problema è che ti va negli occhi quella roba. Sì. Diamo giusto un occhio, Marco. Se vola un piccione ti alza tutto, eh. Fai veloce con la luce sulle scale in alto. Fai tipo tutto, esatto. Ma anche banalmente se camminiamo, eh. No, ma solitamente se fai così volano via tutti. Sì, infatti io... è bello alto comunque. Cioè, guardate, ragazzi. Cioè, veramente a terra ci sono cadaveri di piccione, merda di piccione o cacca di piccione ovunque. Non lo so, io eviterei, ragazzi. Eviterei, cioè, ma anche proprio per sempre la questione dell'incolumità. Magari altri ragazzi vedono questi video, vogliono fare le stesse esplorazioni. No, il problema che a me preoccupa è che li sentiamo i piccioni su. Non vorrei che volando alzano tutta la polvere e ci va negli occhi. Cioè, non ne vale la pena. No, sono d'accordo. Anche se la casa promette bene, però... Sotto. Anche perché vorrei ricordare che siamo due partite IVA e se ci ammaliamo non ci paga nessuno. Questo è vero. E questa, amici, quindi è l'ultima stanza che non vi abbiamo fatto vedere di questo piano terra. E forse anche la stanza, diciamo, più normale, non so voi. Anche qui sono rimasti oggetti personali come asciugamani, come potete vedere anche la carta igienica, tra l'altro una bella carta igienica. Andiamo più avanti, venite pieno con me. Pieno di bottiglie ancora. Sì. Mamma mia, ma qualche cosa è successo? Hanno tentato di pulire... Non sarà cacca di topo questa? Non lo so, ma lì c'è un asse dentro il bidet. Sì, io non voglio alzare il l'asse secchio, che è sul secchio. Chi se la sente io? No, raga, secondo me perché avevano chiuso l'acqua e tutto e qualcuno c'entrava comunque e usava quello... Secondo me ci viveva qualcuno. Sì. No, che belli fazzolettini. Esplicativi di quello che è successo. Qualcuno è stato un po' sbadato. Madonna, davvero, cioè sembrava la stanza più normale, invece quella che ha riservato le peggiori sorprese. Raga, solo l'idea di quello che c'è là dentro, col macchinario lì a destra. Si è visto nelle riprese, ma nemmeno io saprei dire che cosa... Che sopra cosa... al dash, però non penso sia una lavatrice quella roba. Non ne ho idea. C'era qualcosa per lavare i prodotti, guarda, l'attacco industriale. Quindi un macchinario. Un macchinario sicuro. Una lavatrice particolare. Ma quindi non fa l'attacco industriale in casa? Sì. Oppure l'ha portato qua dalla fabbrica. Mamma mia, amici, quanto mi dispiace non vedere sopra, ma ripeto, l'idea di camminare sopra tutta sta roba qua. Il cirio che voglio vedere, guardate, 31/12/2022. No, ragazzi, non si spiega. No, cioè, ma qua c'è venuto ad abitare qualcuno. Sicuro 200% ormai. Fondo mette c'è una cassetta d'alluminio che l'hanno tutta sfracellata. Sì, probabilmente avevano cercato di vedere che cosa c'era dentro. Magari era un portagioia. Può essere, magari qualche collana o qualche oro particolare. Che puzza c'è? Madonna, che è? Ma poi è acqua pulita, pensavo peggio. No, ma si è scongelato. C'è anche la muffa. Ma chiudi, che puzza. Madonna, davvero sembra... Questo è vino nato male. A me si sembra tipo quando apri il cotto da a un euro, tipo che ha il conservante peggiore del mondo. Sì. Mamma, c'è proprio odore di... Questa la casa degli odori. Sì, davvero. Madonna. Andiamo al soggiorno. Ragazzi, siamo ritornati da dove siamo partiti. In questo momento i Biancullos Brothers si stanno accecando a vicenda. Sì, ci divertiamo così. E niente, dai.
È stata una bella esplorazione, mi dispiace non vedere il secondo piano, ma sempre per questione di incolumità nostra evitiamo. Vi è piaciuta? Sì. Dai, interessante. Un sacco di odori. Vabbè, il laboratorio chimico totalmente inaspettato. Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro mi sono pentito di aver fatto un video col telefono. È stato veramente figo. E niente ragazzi, ci vediamo allora tra poco alla prossima esplorazione noi. E niente amici, spero veramente che questo episodio vi sia piaciuto. Scusateci ancora se non siamo andati al secondo piano. Sicuramente ci rifaremo con la prossima esplorazione. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel commento, un bel mi piace. Ma soprattutto se volete iscrivetevi a questo canale. Noi adesso ce ne andiamo anche un po' correndo, perché fuori ci vedranno tutti mentre usciamo. Quindi sarà sicuramente una di quelle scene super divertenti. E nulla, grazie per aver visto il video fino a qui. Ma soprattutto il mare. Grandi ragazzi.